i figli della regina Vittoria. Parte seconda. Alice. Alice, o Alice in inglese, era la terza figlia e seconda femmina della regina Vittoria e di suo marito, il principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Venne chiamata Alice in onore del primo ministro di Vittoria, Lord Melbourne, che era stato anche amico intimo della regina e una volta aveva commentato che Alice era il suo nome femminile preferito. La nascita del terzo figlio incitò i genitori all'acquisto di Osborne House sull'isola di Wight, che sarebbe diventata la residenza prediletta della famiglia. Buckingham Palace, infatti, non era pensata per accogliere bambini piccoli, né possedeva appartamenti privati in numero sufficiente per poter accogliere una giovane famiglia in rapida crescita. Alice e i suoi fratelli crebbero in un ambiente più vicino a quello della classe media, vestendo abiti semplici e dormendo in camere arredate in modo spartano. Molto legata ai suoi fratelli maggiori, Vicky e Bertie, era la più sensibile e compassionevole e la più curiosa verso il mondo esterno, e capitava che scappasse al controllo della governante per andare a trovare i fittavoli che vivevano e lavoravano nella tenuta. La regina Vittoria aveva espresso il desiderio che i suoi figli si sposassero per amore, ma pur sempre all'interno di una rosa di candidati approvati da lei. Ma quando giunse il momento di trovargli un fidanzato, sia il principe Guglielmo d'Orange prima che il principe Alberto di Prussia poi vennero scartati dalla futura sposa. La sorella Vicky allora, recentemente sposata al principe Federico di Prussia, propose un principe minore, Luigi d'Assia. Il giovane 22enne venne quindi invitato in Inghilterra con la scusa di assistere alle gare di cavalli di Ascot e fece subito una favorevole impressione sia alla regina Vittoria che ad Alice. Ma tra il fidanzamento e il matrimonio di Alice, il principe Alberto morì. Il 1861 fu un anno funesto per la famiglia reale. Nella primavera era morta la duchessa di Kent, nonna materna della principessa. Già in quell'occasione Alice aveva dimostrato la sua naturale empatia suonando il piano per lei e assistendola durante le fasi finali della malattia. Solo pochi mesi dopo, il 14 dicembre, il padre Alberto cadde malato e morì. E Alice, a soli 17 anni, divenne una roccia per sua madre. Per i successivi 6 mesi assunse il ruolo di segretaria non ufficiale e assieme alla sorella minore Luisa fece le veci del monarca gestendo documenti ufficiali mentre la regina si isolava da ogni forma di vita pubblica. Nonostante il dolore, la regina ordinò che il matrimonio non venisse rimandato e il 1 luglio 1862 Alice e Luigi si sposarono privatamente nella sala da pranzo di Osborne House, trasformata per l'occasione in una cappella temporanea. Alice indossava un semplice abito bianco, con un velo di pizzo e una ghirlanda di fiori d'arancio e mirto, secondo la moda che aveva inaugurato la stessa regina Vittoria. Ma dovette cambiarsi con gli abiti neri da lutto immediatamente dopo la cerimonia. La regina Vittoria scrisse a riguardo: sembrava più un funerale che un matrimonio. Alice, ben attenta a non dispiacere la madre, cercò di non apparire troppo felice. Nonostante ciò, le manifestazioni di felicità romantica della sposa resero la regina gelosa della felicità di sua figlia. Tra i regali di nozze di Alice vi fu una tiara disegnata dal principe Alberto prima della sua morte e un braccialetto d'oro, diamanti e perle, dono della regina con iscritto «Alla cara Alice dei suoi amorevoli genitori, Alberto e Vittoria», che sebbene visibilmente separati, sono sempre uniti.
Alice e Luigi vennero accolti entusiasticamente a Darmstadt, anche se la questione della residenza di Alice divenne un problema. Con il Granduca, riluttante a finanziare una residenza che si addicesse a una figlia della regina Vittoria con i bassi fondi dell'Assia. Alla coppia fu inizialmente assegnata una casa nel centro storico che si affacciava sulla strada e dove i carri che passavano potevano essere facilmente uditi attraverso le pareti sottili della casa. Tuttavia, Alice sembrava adattarsi bene alla sua nuova vita in Assia. L'anno successivo si recò in Inghilterra per il matrimonio di suo fratello, il principe di Galles, con la principessa Alessandra di Danimarca e durante il suo soggiorno diede alla luce la sua prima figlia, Vittoria Alberta. La decisione di allattare di Alice sconvolse e disgustò la regina Vittoria, che considerava la pratica quella di una mucca. Al loro ritorno a Darmstadt, Alice e Luigi ricevettero una nuova residenza, Kranichstein, dove crebbero altri 6 bambini, 4 femmine e 2 maschi, tra i quali Alice, che avrebbe sposato il futuro zar Nicola II di Russia, cambiando il suo nome in Alexandra Romanova. Allo scoppio della guerra austro-prussiana, l'Assia si schierò con gli austriaci, rendendo tecnicamente Alice e sua sorella Vittoria nemiche. Nonostante la gravidanza, svolse i suoi compiti occupandosi dell'organizzazione degli ospedali per i feriti, seguendo i consigli dell'amica Florence Nightingale in merito alla pulizia e alla ventilazione negli ospedali. Quando le truppe prussiane erano sul punto di entrare a Darmstadt, Alice pregò suo marito di arrendersi. Una tragedia familiare colpì Alice il 29 maggio 1873, quando il suo figlio maschio più piccolo, Federico, chiamato Fritti, morì a 2 anni e mezzo dopo essere caduto da una finestra a 6 metri di altezza. Il bambino soffriva di emofilia, trasmessagli dalla madre portatrice sana, e sebbene sopravvissuto alla caduta, morì a causa dell'emorragia interna. In questi anni, il rapporto con il marito andò deteriorandosi a causa della scarsa compagnia intellettuale che egli le offriva, come si evince dalle sue lettere. «Desideravo ardentemente una vera compagnia, perché a parte quella, la vita non aveva nulla da offrirmi a Darmstadt. Dici, tesoro, che non mi avresti mai causato intenzionalmente disagi. Le tue lettere sono così care e gentili, ma così vuote e spoglie. Pioggia, bel tempo, cose che sono successe, questo è tutto ciò di cui ho mai da dirti. Ecco perché sento che il mio vero io, la mia vera vita più intima, è completamente tagliata fuori dalla tua, perché ci siamo sviluppati separatamente e i nostri pensieri non si incontreranno mai. Ed è una cosa triste sentire che la nostra vita sia così incompleta». Nonostante i problemi coniugali, Alice rimase una forte sostenitrice per il marito. Nel 1877 sia il padre che lo zio di Luigi morirono, rendendo lui e Alice granduca e granduchessa d'Assia. Alice usò il suo nuovo ruolo per riformare le condizioni sociali di Darmstadt, ma trovò faticose le incombenze date dalle sue nuove responsabilità. Nel novembre dell'anno seguente la famiglia granducale si ammalò di difterite. Gli unici immuni risultarono essere Alice stessa e la figlia secondogenita, Elisabetta, che in quel momento era in visita dalla nonna paterna. A metà mese, Maria, la più piccola dei suoi figli, soccombette alla malattia a soli 4 anni. Quando il peggio sembrava passato e gli ammalati si stavano riprendendo, Alice, che aveva devotamente accudito tutta la famiglia, cadde vittima della malattia. Le sue ultime parole furono:
caro papà. Poi cadde in uno stato di incoscienza dal quale non si riprese mai più. Era il 14 dicembre, 17° anniversario della morte di suo padre. Alice aveva 35 anni. Pianta profondamente dalla famiglia reale, in special modo dai fratelli Vicky ed Edoardo, fu la prima figlia della regina Vittoria a morire, con sua madre che le sopravvisse per oltre 20 anni. Alfredo. Alfredo, noto in famiglia col soprannome di Effie, era il secondo figlio maschio della coppia reale e quindi secondo in linea di successione. All'età di 12 anni, in conformità ai suoi desideri, entrò nella Royal Navy, la marina militare britannica. A 18 anni, dopo l'abdicazione del re Ottone di Grecia nel 1862, il principe Alfredo fu scelto per succedergli, ma il governo britannico bloccò i piani per lui di salire al trono greco, in quanto, così facendo, egli avrebbe dovuto rinunciare alla successione al trono dei ducati di Sassonia-Coburgo-Gotha, per cui suo zio Ernesto II, senza eredi, lo aveva disegnato successore. In occasione del compleanno della regina, il 24 maggio 1866, il principe fu creato duca di Edimburgo, prendendo anche posto nella Camera del Lord al Parlamento. L'anno successivo, al comando della Galatea, partì per il suo viaggio intorno al mondo, che lo portò prima in Sudafrica e poi in Australia, dove fu accolto da una folla festante, essendo il primo membro della casa reale a mettervi piede. Qui si fermò per circa 5 mesi, ma durante un picnic fu vittima di un attentato, nel quale gli venne sparato un colpo alla schiena. Il proiettile mancò la spina dorsale per pochi millimetri e il principe si riprese rapidamente rientrando in patria dopo un viaggio di 17 mesi. Ma il giovane principe non era sazio del mare. Negli anni a seguire fu il primo principe europeo a visitare la Nuova Zelanda e il Giappone. Viaggiò in India e a Ceylon, l'attuale Sri Lanka, dove in suo onore venne dato un ricevimento presso Charles Henry de Sosia, l'uomo più ricco di Ceylon, nella cui residenza Alfredo mangiò in piatti d'oro con posate d'oro intarsiate di gioielli. A 29 anni, il 23 gennaio 1874, sposò al Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo la 20enne Granduchessa Maria Aleksandrovna Romanovna, figlia dello zar Alessandro II di Russia, che portò con sé una strabiliante dote di 100.000 sterline. Per commemorare l'occasione, un piccolo panificio inglese realizzò il biscotto Marie, ormai famoso a livello internazionale, con il nome della Granduchessa impresso sulla parte superiore. Il matrimonio non fu felice e la sposa fu ritenuta altezzosa dalla società inglese. A corte pretese di avere la precedenza sulle figlie della regina Vittoria, ma soprattutto sulla principessa del Galles, Alessandra di Danimarca, in quanto riteneva la sua famiglia più importante. Ma la regina Vittoria le rifiutò questa richiesta, anche se le concesse il posto immediatamente dopo a quella della principessa del Galles. Dopo il figlio primogenito ed erede, il principe Alfredo, ed un successivo figlio maschio nato morto, la coppia ebbe 4 figlie femmine. Qualche anno dopo il matrimonio si stabilirono sull'isola di Malta per seguire il principe Alfredo nella sua carriera militare, dove vi rimasero per alcuni anni. Durante tutta la sua vita, Alfredo si dedicò quasi totalmente alla sua professione, nella quale dimostrò una completa padronanza e una non comune intelligenza per le tattiche navali. Nel 1887 venne promosso al grado di ammiraglio e nel 1893 a quello di ammiraglio di flotta. Il 22 agosto del 1893
il duca Ernesto II di Sassonia-Coburgo-Gotha, suo zio paterno, morì e il ducato passò ad Alfredo, dopo che il fratello maggiore Edoardo rinunciò formalmente al diritto. Alfredo, che allora aveva 39 anni, cedette quindi la sua indennità britannica di 15.000 sterline all'anno e il suo posto alla Camera dei Lord, ma mantenne Clarence House come sua residenza londinese. Inizialmente accolto freddamente in quanto straniero, egli seppe gradualmente guadagnarsi l'affetto dei suoi sudditi. Nel 1899 l'unico figlio maschio, Alfredo, morì improvvisamente a 24 anni. Poco si sa in merito allo svolgersi degli eventi. Nelle lettere di sua sorella Maria si parlava solo di salute indebolita, ma probabilmente la causa fu suicidio. Nonostante la mancanza di prove documentali, pare che Alfredo si fosse sposato segretamente con la sua amante, Mabel Fitzgerald, e questo provocò uno scandalo e un attrito con la sua famiglia. Secondo alcune indiscrezioni, Alfredo si sparò mentre il resto della famiglia era riunito per la celebrazione del 25esimo anniversario di matrimonio dei genitori. Sopravvisse e venne inviato dai genitori a Merano per riprendersi, ma vi morì 2 settimane più tardi, il 6 febbraio 1899. Suo padre lo raggiunse a causa di un tumore alla laringe l'anno successivo, a 55 anni, il 30 luglio del 1900. Suo fratello Arturo, prossimo in linea di successione, rinunciò per se stesso e il figlio ai loro diritti sul ducato di Sassonia, Coburgo e Gotha. Di conseguenza gli succedette l'altro suo nipote, Carlo Alberto, figlio del suo fratello più piccolo Leopoldo. Elena. Elena nacque il 25 maggio 1846, il giorno dopo il 27esimo compleanno di sua madre, con un parto più difficile rispetto alle sue precedenti gravidanze. Era una bambina vivace e schietta, che non esitava a tirare pugni ai fratelli per farsi rispettare. La sua infanzia proseguì serena fino alla morte del padre nel 1861, che colpì violentemente l'intera famiglia. Il dolore di Elena fu molto profondo, quasi al pari di quello della regina, e quando la sorella Alice si sposò nel 1862, Elena prese il suo posto come bastone emotivo della madre, condividendo con lei lo stato di dolore ed afflizione. Descritta come non particolarmente bella, la principessa Elena cominciò un precoce flirt con l'ex bibliotecario tedesco di suo padre, Karl Röland, intorno al 1860, quando lei aveva appena 14 anni. La coppia mantenne la relazione segreta e non è ben chiaro fino a che punto si spinse, ma ad oggi sopravvivono le lettere romantiche che i due si scambiarono. Quando la regina Vittoria 3 anni più tardi lo scoprì, Roland venne licenziato e ritornò in Germania. In seguito la sovrana si attivò per cercare un marito alla figlia che le garantisse di rimanere in Inghilterra e quindi accanto a lei. La sua scelta cadde sul principe minore Cristiano di Schleswig-Holstein, che in quanto figlio minore di un duca non aveva doveri che lo vincolassero alla sua patria. Tuttavia la decisione creò alcuni contrasti in seno alla famiglia reale. Lo Schleswig e Holstein erano 2 territori contesi tra la Prussia e la Danimarca, e se da un lato sua sorella maggiore Vicky viveva alla corte di Berlino come principessa ereditaria di Prussia, dall'altro il principe di Galles era sposato alla principessa Alessandra di Danimarca. Nonostante le controversie politiche e la loro differenza di età, lui aveva 15 anni in più di lei. Elena era ben felice con Cristiano ed era determinata a sposarlo. La cerimonia ebbe luogo nella discrezione della cappella privata del castello di Windsor il 5 luglio 1866.
Elena e Cristiano erano devoti l'una all'altro e condussero una vita tranquilla se paragonata a quella delle sorelle di Elena. Dopo il loro matrimonio si stabilirono al Cumberland Lodge, all'interno della tenuta del castello di Windsor, la residenza tradizionale del ranger del Windsor Great Park, la posizione onoraria conferita a Cristiano dalla regina Vittoria. La coppia ebbe 6 figli, ma gli ultimi 2 vissero 1 8 giorni e l'altro nacque morto. Elena quindi, come desiderava la regina, visse la sua vita sempre vicino a lei. Insieme alla sorella minore, Beatrice, che occupava il ruolo principale al suo fianco, ella si prendeva cura delle questioni secondarie come segretaria non ufficiale della regina. Tra gli interessi di Elena c'era la scrittura, in particolare la traduzione. Nel 1867, quando fu scritta la prima biografia di suo padre, l'autore, Sir Charles Grey, riporta come le lettere del principe furono tradotte dal tedesco all'inglese dalla principessa Elena con sorprendente fedeltà. Divenne inoltre fondatore e presidente della Scuola Reale di Ricamo e dell'Associazione Reale Britannica delle Infermiere e in questa veste sostenne tenacemente la creazione dell'Albo delle Infermiere contro il parere di Florence Nightingale. Dopo la morte della regina Vittoria nel 1901, la nuova regina Alessandra insistette per sostituire Elena come presidente del servizio infermieristico dell'esercito. Ciò diede origine a un'ulteriore rottura tra le cognate, con re Edoardo VII intrappolato nel mezzo, con sua sorella da un lato e sua moglie dall'altro. Ma alla fine, in conformità con il rango, Elena accettò di dimettersi. L'anno precedente, nel 1900, Elena aveva perso il suo figlio prediletto, Cristiano Vittorio, morto di malaria a 33 anni mentre si trovava in Sudafrica a prestare servizio nella seconda guerra boera. Durante il regno del fratello, Edoardo VII, ella frequentò poco la nuova famiglia reale e non vide molto il resto dei suoi fratelli e sorelle sopravvissuti, ma continuò il suo ruolo di sostegno alla monarchia e di attivista per le numerose associazioni di beneficenza che rappresentava. Re Edoardo VII morì nel 1910 e la prima guerra mondiale iniziò 4 anni dopo. Fu durante il conflitto che Elena e Cristiano celebrarono le loro nozze d'oro e nonostante la Gran Bretagna e la Germania fossero in guerra, il Kaiser tedesco Guglielmo II inviò un telegramma di congratulazioni ai suoi zii. Il 17 luglio 1917, in risposta all'ondata di sentimento antitedesco che accompagnava la guerra, Re Giorgio V, con un proclama reale, cambiò il nome della famiglia da Sassonia a Coburgo-Gotha in Windsor. Inoltre, furono aboliti tutti i titoli nobiliari tedeschi ancora in uso. A seguito di ciò, Cristiano, Elena e le loro figlie divennero semplicemente noti come Loro Altezze Reali senza alcuna designazione territoriale. Nello stesso anno, il 28 ottobre, il principe Cristiano morì. Elena gli sopravvisse per 6 anni e morì all'età di 77 anni il 19 giugno 1923. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti like e lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.